Buonasera, sono Javier Cercas, sono qui alla mia casa. Mi piacerebbe moltissimo essere qui a Torino, ma non è possibile. Per il mio italiano, che non è buono, sembra buono, ma non è buono. Mi dispiace. Anche di questo parleremo questa sera, no? Scusi, non ho sentito molto, non ho sentito bene. Parleremo anche di questo, di questa lontananza che non è lontananza, di distanze che sembravano irrisorie e invece sono diventate abissali. E allora, due parole al pubblico, grazie di essere qui. Sarebbe dovuto essere qui con noi fisicamente anche Javier Cercas con il suo ultimo splendido libro che si intitola Terra Alta, che è stato pubblicato da poco in italiano da Guanda Editore per, lasciatemi dire, la splendida traduzione di Bruno Arpaia, che è anche un amico comune. La traduzione è importante, in un libro bisogna sentirlo e qui si capisce che Bruno ha sentito il testo. Ma prima di parlare di questo libro, io vorrei fare con te, se sei d'accordo, un percorso un po' inverso rispetto a quello che abbiamo fatto l'altro ieri durante l'intervista telefonica, cioè partire dalla fine. Premetto che è raro trovare un autore così generoso e così cordiale come lui. Fare un'intervista al telefono con una persona che non conosci, di cui hai letto i libri, però che non ti dà una misura di incertezza, come risponderà, mi dirà sì o no, oppure parlerà di cose che non c'entrano niente. Beh, insomma, c'è sempre una misura di suspense quando intervisti un autore. Con lui questa tensione dell'incertezza si è dissipata nei primi, direi, 15 secondi, perché è un uomo che racconta, che ti regala le sue parole, ma nello stesso tempo non divaga mai, ti risponde sempre, va sempre al dunque, insomma, un vero regalo. E quindi grazie sia per le parole dell'altro giorno, sia per essere qui oggi in questa forma un po' strana, ma così è. Applauso. Javier deve sapere che qui c'è una sala piena, secondo i canoni attuali di pieno, quindi di distanziamento, però ci sono anche persone che ci seguono dalle altre sale collegate, quindi c'è un bel pubblico. Allora, una delle ultime cose che mi ha raccontato l'altro ieri, parlando del libro, ma non solo, è stata una cosa molto interessante che nessuno di noi, credo, aveva fatto mente locale, su cui nessuno di noi aveva fatto mente locale, e cioè che mentre sulle guerre, sui grandi eventi catastrofici, esiste una ricca letteratura narrativa, ebbene, delle pandemie come la spagnola, non c'è praticamente letteratura. Non c'è un romanzo dedicato a questo evento non meno catastrofico di tanti altri. Allora, io vorrei subito chiedergli come mai, secondo lui, c'è questa assenza. Se questa assenza lui la prevede anche in letteratura per questo evento che stiamo vivendo, e invece quale sarà, secondo lui, l'effetto che la pandemia potrà avere nella cultura, nella nostra coscienza, in un futuro. Sì, quello che io diceva non è un punto di vista, non è un'opinione, è un fatto. Cioè, non è la prima volta che succede questo, che sta succedendo oggi in tutto il mondo. Non è la prima volta, infatti questo è la norma un po', cioè la storia è la storia delle pandemie. Il problema è che noi pensavamo che eravamo blindati da,
per la tecnologia, per la scienza, e che noi non viviremo queste cose. Ma no, era un'ingenuità. E il fatto, diciamo, obiettivo è che tu hai parlato della la, che si chiama gripe spagnola, si chiama la spagnola, no? Questo è successo alla fine della prima guerra mondiale. E non sappiamo quanta gente è morta per questa pandemia, ma senza dubbio più di 50 milioni di persone, cioè molto di più che nella prima guerra mondiale, anche molto di più che nella seconda guerra mondiale, perché senza dubbio sono più di 50 milioni. E noi abbiamo tantissimi romanzi, film, letteratura abbondantissima sulla prima guerra mondiale, sulla seconda guerra mondiale, ma niente sulla pandemia della spagnola. Cioè, io posso pensare per esempio a un personaggio di Virginia Woolf che effettivamente muore per la pandemia, a un verso di T.S. Eliot, posso pensare per esempio a un libro molto importante scritto in catalano per un grande scrittore catalano del Novecento che si chiamava Josep Pla, si chiama Il Quaderno Grigio, e comincia quando l'Università di Barcellona diciamo si ferma, no, per la pandemia. Ma è un'allusione, non è il tema del libro. E perché questo? Veramente non lo so, bisognerebbe riflessionare su questo, ma è evidente che una guerra ha una dimensione epica, no? La seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale hanno dato tantissimi romanzi perché ha una dimensione epica. Il romanzo nasce con la epica. Cervantes diceva: il romanzo è epica in prosa, no? Allora il romanzo è sempre legato in qualche modo all'epica. Ma il problema è che la pandemia non ha un'epica, e che è una cosa un po' grigia. Tutto il mondo vive la pandemia di similare, è una tragedia, ma una tragedia silenziosa, è una tragedia senza grandeur, diciamo. Allora io penso che questa pandemia non darà, diciamo, dei frutti diretti molto importanti, non darà grandi romanzi, non darà grandi poesie, ma questo non significa che la pandemia non sia, diciamo, fruttifera dal punto di vista letterario, di una forma indiretta, non diretta, ma indiretta. E perché penso questo? Lo penso perché, non lo penso, sono sicuro, direbbe, perché penso quello che è buono per la vita non è buono per la letteratura, e quello che è buono per la letteratura non è buono per la vita. Questo è una cosa molto brutta da dire, ma credo che è la verità, no? Cioè, la felicità non è utile per la letteratura. Le cose buone non sono utili per la letteratura, non sono buon carburante per la letteratura. In un mondo felice sono sicuro, almeno sono sicuro che non ci sarebbe romanzi, nessun romanzo. Forse poesia, pochissima e molto cattiva. Ma non buona, senza dubbio non romanzo. Perché? Perché la letteratura mangia, quello che mangia la letteratura è, della letteratura sono le crisi, sono le cose triste, non la felicità. Cioè, un po' gli scrittori siamo come questi animali che mangiano carrogna, no? Carrognieri si dice in italiano? Questi animali che mangiano carogna, che mangiano i morti, che mangiano le cose brutte, no? Forse siamo i migliori dei nostri scrittori, degli scrittori sono come gli alchimisti, che trasformavano o che volevano trasformare il ferro in oro. È questo che fa la letteratura, infatti. Trasformare il dolore, le crisi, le cose terribili della vita in bellezza e in senso. E perciò io penso che la letteratura è utile.
Sai, Elena, io quando ero giovane e voleva essere uno scrittore postmoderno nordamericano, pensavo che la letteratura non era utile. Ma oggi sono sicuro che la letteratura è utile, ma sempre che non vuol essere utile. Se vuol essere utile, allora propaganda, pedagogia, è, non è utile, non è più utile, non è più grande letteratura. Allora, per finire, direttamente non credo che la pandemia darà gran letteratura, farà gran letteratura, ma indirettamente sì, come carburante segreto carburante vuol dire che, per esempio, che cosa vuol dire quando dico carburante? Voglio dire che, non so, il carburante la storia di la metamorfosi, la trasformazione di Kafka, è la storia di un uomo che si alza al mattino trasformato in mostro. No, questa è la storia, questa è la favola, questa è la storia della metamorfosi, della trasformazione. Ma il carburante di questo romanzo è ovviamente lo sradicamento radicale di Kafka, la sua incapacità radicale per vivere. Questo è il vero carburante. No? Terrà pubblicato il questo libro è probabilmente la giustizia, è la storia di un poliziotto che vuole risolvere un crimine, no? Ma il carburante di questo libro è un'altra cosa completamente diversa, no? Il carburante di questo libro per me è la situazione che è la crisi terribile che io personalmente, che tutti i catalani abbiamo vissuto negli anni nel 2017, 2016, eccetera, eccetera. Ma questo carburante non è visibile, o praticamente non è visibile nel libro, no? Grazie, molto questa idea della tragedia, del dramma come carburante è formidabile e credo sia anche tanto utile per tutti noi che comunque siamo ancora dentro l'incertezza, dentro, e qui piano piano arriviamo al libro, ma vorrei ancora riflettere con te sul tema innanzitutto dell'epica e quindi di quel coraggio di cui parlavamo l'altro ieri come presupposto di ogni virtù, ma anche di questo tema dello spaesamento, di come tutti noi, e poi anche Melchior, che è il protagonista del romanzo, a cui arriveremo pian pianino, tutti noi ci troviamo di fronte a una geografia e a una realtà in cui siamo un po' come dei pesci fuori dall'acqua, come si dice in italiano. Allora, volevo che ci raccontassi qualcosa su questo senso di essere spaesati, di non orientarci più in questa realtà, però tu l'altro ieri mi hai detto anche una cosa molto positiva su quanto di buono possiamo trarre da questa esperienza. E lo dico con una parola che vorrei poi tu declinassi, cioè Europa. Ma prima partiamo, poi appunto nell'intervento successivo arriveremo all'epica e all'epica di questo romanzo, ma vorrei ragionare con te un momento sul tema, da una parte, di questo tremendo spaesamento e di queste distanze che sono così diverse da prima, da una parte, e dall'altra invece di quanto di buono può succedere e forse succederà in questo nostro mondo, in particolare nella nostra Europa. Credo aver capito, non ti sento molto bene, ma credo aver capito le due domande, credo di sì. Sì, forse è un'idea interessante, forse siamo esseri sradicati, essenzialmente sradicati, no? E forse cerchiamo un luogo nel mondo, come lo fa, senza saperlo, Melchior Marin, il protagonista della Terra Alta. Forse quello che cerchiamo è quello che lui trova almeno fugacemente, cioè una sorta di patria. Ma scusami, voglio precisare che cosa voglio dire con la parola patria, perché la parola patria è una parola pericolosa.
Samuel Johnson, il dottore Johnson, diceva che la patria è l'ultimo rifugio della gente molto cattiva, no? Dei canali. Effettivamente con la patria si hanno fatto delle cose terribili, terribili, crimini. E la nostra sfiducia della patria, della parola patria, è logica. Nella Spagna, quelli della patria si hanno ammazzato tantissime cose, tantissime persone. La dittatura di Franco si faceva il nome della logica di questa fiducia. Ma non è politico, e non è politico, è un senso antico. Parlo del senso di Cervantes, parlava di patria. Per Cervantes la patria è questo piccolo luogo dove noi abbiamo i nostri ricordi, dove abbiamo la gente che amiamo, dove abbiamo la nostra famiglia, i nostri amici. Abbiamo sentiamo male. Straordinario. Odio. Si sente bene? No, soprattutto vediamo un pe. Ecco. Bene. Sì, ok. Io non ti sento molto bene, ma ok. Allora, parlavo della parte in senso di Cervantes. Questa alla fine di Don Chisciotte, Sancho e Don Chisciotte arrivano al suo piccolo paesino. Ritornano al suo piccolo paesino dopo 1000 pagine andando per il mondo e tutto questo. Allora, Sancho vede in lontananza, vede il suo piccolo paesino e cade in ginocchi per terra e comincia a piangere. Sì. E dice: ah, patria mia, dove mi aspetta la mia donna, la mia figlia, i miei amici, e tutto questo. E questa è la patria. Cioè, Voltaire diceva: la patria è il luogo dove mi sento bene, dove mi sento libero. Ma tutti, io credo che tutti cerchiamo questo posto del mondo. C'è gente molto con grandissima fortuna come me stesso che ha diverse patrie. Io ho una patria qui, una patria là, e questa è una grande fortuna, no? Ma questa ricerca di una patria, credo che è nobile e che è giusta e che in certo senso tutti cerchiamo questo. E quanto alla seconda domanda, sì, è vero, si è parlato tantissimo in questi tempi di pandemia. Che cosa sarà? Avverrà qualcosa buona di questa pandemia? Io non sono sicuro. Io non sono sicuro. Non credo, per esempio, che gli uomini e le donne saremo meglio dopo la pandemia. Io credo che sia più o meno la stessa cosa. È così, no? Queste cose sono successe tantissime volte e gli uomini e le donne siamo sempre gli stessi. Facciamo gli stessi errori. Tutto questo. Ma è vero. Dal punto di vista politico hanno successo alcune cose che sono molto importanti. La prima reazione, per esempio, dell'Unione Europea, cioè di noi, degli europei, a questa pandemia è stata orribile. È stata orribile. Sì. È stato sorti per la vie, come dicono in francese. Si sa, si può. Questo è stato. E pare io ho capito molto bene la furia di tanti italiani che si hanno sentito, no? Non hanno seguito bene questa frase molto importante, cioè che hai capito bene la furia degli italiani i primi tempi, se puoi ripeterla. Sì, ho capito benissimo la furia, in particolare, di tanti italiani con la reazione iniziale dell'Unione Europea alla pandemia, perché la reazione iniziale è stato: questo è il vostro problema, non è il nostro problema, no? Perché l'Italia è stato il primo paese a soffrire con grande intensità, diciamo, la pandemia.
l'Italia dopo la Spagna, come ricordate molto bene. E all'inizio la reazione è stata: gli italiani hanno un problema. Come sempre, la reazione è sempre è sempre nazionalista in Europa. Questa idea di ci salviamo noi e gli altri è il suo problema. Ma dopo ha cambiato. E l'ultimo grande accordo dell'Unione Europea per me è una speranza, perché per la prima volta... Scusa, interrompo, perché ha detto per me è una grande speranza, e forse non tutti hanno capito questa parola molto importante. Scusa. Sì. L'audio non si sente. Abbiamo dei problemi con la... Potete... Qualche posto libero più avanti c'è. Sì, qui più avanti, due posti, tre posti ci sono, se volete, chi non sente bene in fondo. Prego, continua pure. La speranza dell'Europa. No, anch'io non sento molto bene, ma... no, questa, cioè, quello che è successo è stato molto importante. Per la prima volta non so come si dice in italiano, ma la deuda è comune. E questa è una grande rivoluzione. Questo è l'inizio della federalizzazione dell'Europa. E io credo che un'Europa federale è l'unico progetto veramente importante politico che abbiamo davanti a noi. Cioè, io ho parlato tante volte dell'unica utopia ragionevole, che è l'Europa unita. Utopia nel senso, non nel senso di impossibilità, ma nel senso di ideale. Io credo che questo è il grande progetto politico del nostro secolo. E questa pandemia può aiutare a fare questo possibile. Infatti lo ha fatto già. Certo. Ripeto, questa pandemia ha creato un'idea e anche una sostanza di debito condiviso, che è, secondo lui, il primo passo importante verso una federazione europea fattiva, vera, e questo potrebbe essere il grande, diciamo, risultato positivo di una pandemia che di fatto, lui dice, non ci renderà migliori. L'uomo è abituato a affrontare le catastrofi, a restare sempre uguale a se stesso. Quindi questa cosa che si diceva molto all'inizio, vuoi con il punto interrogativo, vuoi anche senza punto interrogativo, ci renderà migliori. Per alcuni era una domanda, per altri era quasi una certezza. Adesso si sta scoprendo che siamo sempre noi stessi, uguali nel bene e nel male. Però se c'è qualcosa che può cambiare attraverso la pandemia è questa percezione dell'Europa come luogo comune e come destino comune, perché abbiamo scoperto a nostre spese che il virus non conosce confini, se ne frega dei confini, no? Sì, non sono sicuro di capire tutto quello che tu dici, ma sì, è una grande opportunità, cioè... Il condividere le dette è stato quello che ha fatto gli Stati Uniti. Certo. È stato un passo essenziale per fare gli Stati Uniti. E io penso che il nostro futuro è fare gli Stati Uniti d'Europa. Certo. È l'unica possibilità di preservare la pace, cioè la concordia, la prosperità e la democrazia nell'Europa. E è vero che le grandi crisi hanno fatto più facile. E così la reazione dell'Europa, cioè dell'Unione Europea, a questa crisi, la seconda, diciamo, reazione è stata molto meglio che a quella del 2008-2009, che è stata una reazione assolutamente nazionalista, assolutamente, secondo me, sbagliata, no? Allora vediamo cosa succede. Bernard Schmitt diceva: l'unica cosa che si impara con l'esperienza è che non si impara niente con l'esperienza. Allora ripetiamo una e un'altra volta gli stessi errori. Ma questa volta sembra che Bernard Shaw non ha ragione. Vediamo cosa succede.
Speriamo. Io però adesso vorrei arrivare a Terra Alta, a questo libro bellissimo, che ha un grande protagonista, ma prima di tutto vorrei fare al suo autore una domanda, diciamo, formale. È il primo giallo che scrivi. Lui ci ha regalato dei bellissimi romanzi storici in cui c'è sempre una commistione tra realtà e narrazione, in cui tutto si racchiude in un romanzo di grande respiro, ma che prende di petto la storia. Questo è un libro molto diverso, perché è un libro per certi versi molto intimista. E per altri è, nel vero senso della parola, un giallo. Allora la domanda è come sei arrivato a cimentarti con questo genere letterario per te nuovo? Credo che la risposta più semplice sarebbe per un bisogno di rinnovazione, per un desiderio di reinvenzione personale e letteraria. Questa è la risposta più semplice. Voglio dire che quando ho finito il mio libro precedente, che si chiama Il Sovrano delle Ombre, questo libro era molto, molto importante per me. Questo libro era il libro che io volevo scrivere prima di voler essere scrittore, cioè il primo libro che era nella mia testa. Un libro molto difficile perché era il libro su, diciamo, l'eroe della mia famiglia, era un giovanotto che è andato alla guerra con i francisti e che era il simbolo dell'adesione della mia famiglia al franchismo, almeno l'adesione iniziale della mia famiglia al franchismo. Era un tema, un soggetto molto incomodo per me, molto duro per me, molto difficile, no? Che cosa facciamo con la peggiore eredità che abbiamo? E la peggiore eredità della mia famiglia è questa, e del mio paese è questa, perché sono 40 anni di franchismo, la guerra civile, tutto questo. Allora, quando ho finito questo libro, che per me era molto importante, ho pensato, ho sentito di una forma molto acuta che questo libro era qualcosa, che questo libro era come l'altra cara di Soldati di Salamina, un libro di 20 anni fa, la fine di qualcosa che non poteva continuare per la stessa strada, che sì, poteva farlo, puro, ma c'era il rischio, il grandissimo rischio di ripetere, cioè la morte di un scrittore, la morte in vita di un scrittore è quando comincia a ripetersi, quando diventa un imitatore di se stesso. E io ho pensato che in questo momento era un pericolo enorme per me. E questo era il libro che io volevo scrivere da sempre e che forse era l'ultimo libro. Allora, hanno successo alcune cose che hanno fatto che questo libro succeda. Questo libro non è così diverso dagli altri libri che io ho fatto, perché infatti tutti i miei libri precedenti hanno sempre, e direi tutti i libri che io amo, hanno sempre un enigma e qualcuno che vuole decifrare questo enigma. E questo è essenzialmente la struttura del giallo. La struttura fondamentale del giallo è questa. È vero che in questo libro c'è un poliziotto nella prima pagina e c'è un crimine. Allora, tutto il libro è più visibilmente un giallo, ma tutti i libri precedenti avevano una struttura del giallo. E questo libro per me è un libro, o vuole essere un libro radicalmente diverso dai libri precedenti, e allora radicalmente fedele a questi libri. Cioè, ci sono alcuni temi, alcune cose che erano già in questi libri. Per esempio, il tema dell'eroismo. Che cosa è un eroe? E questa è una domanda essenziale
nei miei libri precedenti e in questo libro, che infatti è una domanda morale, perché l'eroismo è una forma di eccellenza morale. Questa domanda è essenziale in questo libro. Il protagonista di questo libro gli dicono l'eroe de Cambrils, per delle ragioni, lui non si sente un eroe, ma è conosciuto sia come per i suoi compagni come l'eroe de Cambrils e per i mezzi di comunicazione. Per esempio questo tema, o per esempio un tema essenziale nei miei libri precedenti, che è il fatto, diciamo, la sopravvivenza del passato nel presente. Questo è un tema essenziale nei miei libri precedenti. Cioè, come il non ha passato ancora, come il passato, soprattutto il passato di cui c'è ancora memoria e testimonianze, è una dimensione del presente senza la quale il presente è mutato. Allora, questi temi sono lì, erano già nei libri precedenti, ma è vero che alcune cose sono completamente nuove. Per esempio, questo libro, il vero tema di questo libro per me è la giustizia. Questo libro parla del valore della legge, la possibilità della giustizia, della legittimità della vendetta. Forse il primo non era nei miei libri precedenti. Questa è una nuova. Quindi io credo, ho il senso, il sentimento che in questo libro ho inaugurato una forma nuova per me, no? Ho entrato in un territorio nuovo e questo mi fa molto felice, perché questo. Mi sento molto giovane, non sono giovane già, ma mi sento molto giovane in questo momento, inaugurando questa nuova. È molto bello questo e si sente nel libro, questo slancio d'entusiasmo. Questo slancio di entusiasmo si sente nel libro, nella scrittura, ma c'è dell'altro perché io prima ho detto che si tratta di un giallo e Cercas me l'ha confermato, però è un giallo molto particolare, perché il vero mistero da risolvere, e che in fondo resta irrisolto, non è tanto in questo efferato delitto che apre il libro, cioè ci sono tre morti malamente, sangue, proprio è una scena veramente forte, e quindi c'è da scoprire chi è o chi sono gli assassini di queste tre persone. Ma il vero mistero di questo libro, il vero enigma, come diceva prima Cercas, ogni mio libro in fondo affronta un enigma da decifrare, è questo protagonista, questo eroe, Melchior, che a poco si svela nel racconto ed è veramente un eroe a modo suo, perché l'altro ieri mi dicevi che lui è il lettore ideale. Perché questo protagonista, questo poliziotto che deve risolvere un enigma, un delitto, che vive in un posto sperduto, che non è casa sua, perché lo definisci un lettore ideale? Raccontaci qualcosa di questo personaggio senza svelare troppo. Prima di tutto vorrei dire una cosa che tu hai detto che è molto è vera. Infatti in questo romanzo, direi come nei miei altri romanzi, ci sono due domande, no? Una domanda di superficie e una domanda profonda. La domanda di superficie è una domanda, diciamo, di giallo. Chi ha fatto questo crimine? E questa domanda si risolve alla fine del giallo, come in un giallo tradizionale, diciamo, come un giallo, come un giallo tradizionale, ma c'è la domanda profonda, e la domanda profonda non si risolve mai. Perché? Perché per me scrivere un romanzo è formulare una domanda complessa della forma più complessa possibile e non risponderla. I romanzieri non possiamo rispondere le domande che noi stessi formuliamo, non possiamo risponderle in una forma chiara, univoca, tassativa, no? E sempre le nostre risposte sono sempre ambigue, contraddittorie, poliedriche, infatti essenzialmente ironiche, cioè la risposta è la stessa ricerca di una risposta, la stessa domanda, lo stesso libro, no?
E la domanda profonda di questo libro non ha una risposta chiara, o soltanto il lettore può dare una risposta, perché è sempre il lettore che finisce i libri, questo bisogna dirlo, no? C'è questo personaggio nel libro che si chiama il francese, che è il bibliotecario in carcere, una carcere vicina a Barcellona, che dice: la metà di un libro la scrive l'autore, la metà di un romanzo la fa l'autore, l'altra metà il lettore. E questo è molto importante, questa è una verità assoluta, secondo me, no? Un romanzo è una partitura, è il lettore che interpreta questa partitura, e ogni lettore interpreta la partitura alla sua suo modo, no? A modo suo. Allora, questa domanda profonda non si risponde, perché è una domanda, diciamo, che non è una domanda di giallo. La domanda per me sarebbe, la domanda profonda di questo libro sarebbe: è legittima la vendetta quando la giustizia non ci fa giustizia? E questa è la domanda profonda, domanda essenziale del libro. E ovviamente qualsiasi persona, diciamo, un po' civilizzata, qualsiasi di noi direbbe: no, la domanda non è legittima, mai non è legittima. Ma quello che un romanziere fa è mettere in questione, secondo me, chi deve fare è mettere in questione le nostre stesse certezze, le nostre più profonde certezze, metterle in questione. È quello che fa il libro, credo. Allora, questo di una parte. D'altra parte, perché Melchiorre è il lettore ideale per me? Perché per lui la letteratura è una forma di capirsi se stesso, una forma di vivere più, in una maniera più complessa, più ricca, più intensa. Cioè, Melchiorre è un personaggio, è un giovanotto con una vita molto difficile, molto più difficile della mia vita, per fortuna. Lui è nato in una parte molto povera di Barcellona, la sua mamma è una puttana, non conosce il suo padre, lui non va a scuola praticamente, è molto difficile la sua vita. E a un punto, lui non è un intellettuale, esattamente il contrario di un intellettuale. A un certo punto, in parte grazie a questo bibliotecario, lui un giorno legge in carcere un libro che si chiama I Miserabili. Vede un libro che si chiama I Miserabili, ricorda che la sua mamma lui diceva: se vuoi essere un miserabile come me, non vai a scuola, non studia. E lui comincia a leggere. E allora accade una rivoluzione assoluta, un miracolo. È un lettore trovando il suo libro. C'è questo verso di Orazio che dice, il poeta latino, che dice: de te fabula narratu, la storia parla di te. È quello che sente Melchiorre quando legge I Miserabili, che quel vecchio libro dell'Ottocento, quel libro lunghissimo, parla della sua storia. Non parla della storia di Jean Valjean e di Javert, ma della sua storia, della sua vita. Che questo libro che lui può capire la sua vita, che si può capire se stesso, che questo libro è una sorta di specchio attraverso cui si vede se stesso, il vero suo. Questo libro, lui ritorna la sua esistenza, che era un po' perduta, no? E in questo libro trova anche la sua vocazione. Perché lui, ricordi quello che diceva il bibliotecario, la metà di un libro la fa l'autore, l'altra metà la fa il lettore. Melchiorre legge questo libro come probabilmente nessuno l'ha letto. Tutto il mondo ricorda I Miserabili, no? Ci sono due personaggi, Jean Valjean, l'uomo che è stato in carcere, e Javert, l'uomo che il poliziotto che ha l'ossessione di proseguire, di andare contro Jean Valjean, un ziotto freddo, ossessivo, il cattivo
e Jean Valjean è il buono, diciamo, no? Per tutto il mondo, ma per Melchior non è così, per me è esattamente il contrario. Lui crede in Javert il buono, perché lui ha una visione del mondo molto particolare. Lui pensa che quelli che sembrano buoni sono infatti i cattivi, e quelli che sembrano i cattivi sono infatti i buoni. E vede in Javert una sorta di eroe, veramente. Un uomo che lui crede che la legge è l'unica possibilità di difendere i poveri e la gente che non ha difesa contro i ricchi e la gente di potere, no? Allora questo libro trasforma assolutamente, fa che lui cambi assolutamente. Questo libro fa che lui non soltanto diventa un lettore, ma lui cambia completamente. Lui è un'altra persona, lui si trova a se stesso attraverso questo libro. Questo libro fa in lui quello che diceva Kafka in quella lettera meravigliosa, no? Kafka dice in quella lettera: i grandi libri sono come strumenti che rompono il mar di giacco che abbiamo dentro a noi, no? Che ci cambiano completamente, che fanno di noi altre persone. È per questo che per me Melchior è il lettore ideale, non è un intellettuale. Lui cerca nella letteratura, si cerca se stesso e si trova se stesso. È per ciò che per lui è non soltanto un piacere. La letteratura è innanzitutto un piacere, ovviamente, ma non è soltanto un piacere, è una forma di conoscenza. È come l'esperienza sessuale, no? È prima di tutto un piacere, ma dopo una forma di conoscenza degli altri e di noi stessi. Allora la letteratura è un po' la stessa cosa. Perciò quando qualcuno mi dice che non gli piace leggere, io soltanto posso dire: spagnolo, ti accompagno nel sentimento, no? Come quando qualcuno si muore, no? Sì, no, non sa cosa si perde, diciamo così. Come quando si dice quando senti qualcuno che dice che non gli piace leggere, un po' come se non gli piacesse mangiare bene o non gli piacesse fare l'amore, non sa cosa si perde. Esattamente. Allora, io credo che il lettore ideale è Melchior, questo straordinario personaggio di cui qualcosa avete colto in questa chiacchierata, cioè che è un poliziotto, che però è un poliziotto che è il figlio di una donna di strada, e però lo troviamo che legge un libro perché glielo consiglia un bibliotecario di un carcere, quindi qualche elemento di curiosità per chi non ha ancora letto il libro credo ci sia, oltre naturalmente a tutte le cose che abbiamo sentito dal suo autore e che sono veramente preziose. E quindi non tutti saranno il lettore ideale come Melchior, però vi consiglio caldamente di diventare lettori più o meno ideali di questo straordinario libro, e lo dico con tutto il cuore. Dopodiché io chiuderei questa serata con un ringraziamento a Cercas, perché come vi dicevo, di autori così generosi, espansivi e pieni di cose importanti da dire ce ne sono pochi, e non ultimo gli darei un grande attestato di gratitudine per il meraviglioso italiano che ci ha regalato questa sera, perché veramente... E quindi grazie a tutti, in primis a Xavier Cercas, così vicino a noi sebbene così lontano, e a tutti un consiglio vivissimo e caldo da parte mia: Terra Alta, pubblicato da Guanda, un bellissimo libro. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.